Ehi, lo sai che con il link in descrizione trovi gadget di qualsiasi tipo, magliette, tazze, di tutto e di più, a tema Marvel, quindi Spider-Man, Iron Man, ma ce n'è per tutti i gusti, trovi anche anime, serie TV e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione per fare il tuo acquisto. Arriva una notizia molto interessante e positiva per quanto riguarda Spider-Man No Way Home. Oggi, ragazzi, 3 dicembre, come vi avevo già anticipato in un post della sezione community di YouTube, ci sarà l'anteprima stampa di Spider-Man No Way Home. Questo ha creato molta preoccupazione perché si sa che la stampa spoilera, è successo già con Eternals, è successo già con Venom, insomma, succede la stampa, non si sta zitta. Ma a quanto pare questa anteprima non sarà totale del film, ma soltanto dei primi circa 40 minuti. E questo praticamente ci evita un sacco di spoiler, perché i primi 40 minuti, ragazzi, sarà semplicemente Tom Holland che va a chiedere a Doctor Strange l'aiuto per far sì che tutti dimentichino che lui è Spider-Man, quindi la prima parte è praticamente quello che si vede anche un po' nel trailer. Inoltre pare che non saranno invitati alcuni attori per avere un po' di sorprese, quindi alla premiere non vedremo probabilmente né Tobey né Andrew. E la sorpresa la Sony pare che voglia tenercela fino alla fine. Questa è una grande notizia, questa è una cosa molto positiva perché comunque c'era tanta paura di ricevere spoiler da qui fino al 15 dicembre, perché se la premiere la facevano oggi completa e dovevamo resistere agli spoiler fino al 15, la vedevo molto difficile, sinceramente. A quel punto, gli spoiler avrebbero girato a destra e a sinistra, ma questa notizia devo dire che è un po' mi rassicura e spero che lo faccia anche per voi. Ma non siamo comunque salvi al 100% perché comunque prima del 15 dicembre ci saranno delle proiezioni in anteprima, totale del film. Quindi dovremmo comunque resistere qualche giorno, ma meglio resistere qualche giorno che resistere 2 settimane, perché dal 15 mancano veramente un sacco di giorni. Che poi, ragazzi, detto fra me e voi, non credo che ci sia molto più da spoilerare, perché comunque la sorpresa più grande ormai la sappiamo tutti. Se dovessero, boh, che ne so, spoilerare la scena post-credit, già me la immagino, tipo Venom o qualcosa del genere. Alla fine è un film molto prevedibile, anche per quanto riguarda un'eventuale morte. Sappiamo già che la morte potrebbe riguardare o MJ o Zia May o Ned. Quindi secondo me tutto sto spoiler neanche potrebbe esserci, però comunque è giusto stare attenti, è giusto cercare di fare attenzione a questi maledetti della stampa che spoilerano tutto. Quindi spero che questa notizia vi abbia fatto piacere, potete quindi stare ancora per un po' tranquilli sui social senza troppi problemi, però in ogni caso vi ricordo di fare molta attenzione perché da qui al 15 il rischio potrebbe esserci da un momento all'altro. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, seguite su Twitch e tutti gli altri social che trovo in descrizione. Vi ricordo, ragazzi, che sul sito di magliette che ormai conoscete, sono arrivate le magliette di Spider-Man No Way Home, quindi proprio del film con i costumi, eccetera, eccetera. Quindi link in descrizione con il codice sconto JAXAD avete un piccolo sconto. Io, ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima.